compagnia di Giacomo Eva per parlare del suo singolo d'esordio intitolato Errore Bellissimo. Ciao Giacomo. Ciao, ciao a tutti. È molto bello il messaggio che si cela tra le righe di questo brano, perché dovremmo essere tutti un po' più fieri dei nostri sbagli, perché c'è sempre qualcosa da imparare. È questo quello che hai voluto fotografare? Assolutamente sì, una canzone che parla del valore dell'errore, quindi non soltanto di quando facciamo le cose giuste, perché è facile dire di aver fatto bene una cosa quando crediamo e quando poi si dimostra essere stata la scelta giusta, no? Però buttarsi invece in un'esperienza, buttarsi nelle cose che ci fanno paura, che ci spaventano e nelle quali ci vuole coraggio, è importante. Tante volte, quelle volte, sbagliamo, ma credo che ogni sbaglio sia apparente, perché fondamentalmente ci dà tanto, quindi ci arricchisce, e ogni errore potrebbe essere un errore bellissimo, come è capitato a me parlando di questa storia d'amore poi finita, no? Come capita a tanti, è stata comunque un'esperienza che rifarei, anche se è finita. Adesso ripensandoci sorrido, quindi va bene così. Certo. È un brano prodotto da Gianni Testa e composto in collaborazione con Marco Rettani. Quale apporto hanno dato entrambi al brano e qual è stato il loro valore aggiunto? Guarda, con Gianni, che è attualmente il mio produttore, ho iniziato questo percorso, questo progetto, questo nuovo Giacomo Eva. Veramente ci sta dando tante soddisfazioni. Errore Bellissimo è il primo singolo fuori, con lui abbiamo discusso sull'arrangiamento, sul dare questo nuovo vestito moderno a questa canzone, e penso che il risultato sia stato apprezzato ed è tuttora molto apprezzato. Con Marco abbiamo lavorato insieme proprio alla stesura del brano. Quello che dico sempre io, parlando di Marco e di Gianni, quando insieme all'empatia di scrittura, di produzione, si sposa l'empatia umana, è una sinergia che va oltre tutto, quindi lavorare veramente con delle belle persone è impagabile. È la metà dell'opera. Assolutamente. Noi ci siamo sentiti di recente, abbiamo già chiacchierato abbondantemente per quanto riguarda questo progetto e i tuoi precedenti trascorsi. Ma è sempre meglio incontrarsi vis-à-vis, perché anche per il pubblico, no? Leggere un'intervista lascia comunque delle libere interpretazioni al suo fascino, però rispetto al video è un'altra cosa. Cioè, è più immediato. Tu come ti trovi davanti alla telecamera, Giacomo? Sei a tuo agio o sei tra quegli artisti che magari fanno un pochino più fatica? Io non starei mai al tuo posto, sto bene qua dietro. Io vorrei stare al tuo posto. Guarda, non ho seri problemi con la telecamera, però ecco, non sono un tipo molto da telecamera. Nelle mie passate esperienze televisive faccio sempre difficoltà a farmi conoscere tramite lo schermo, perché sono una di quelle personalità che ha bisogno di più tempo, che ha bisogno di essere scoperta, che ha bisogno di essere vissuta giorno dopo giorno. Quindi magari a volte posso risultare chiuso, posso risultare troppo introverso. In realtà è la mia natura. Io mi esprimo tanto con le canzoni, con la scrittura. Quindi dietro la telecamera comincio e sto cercando di essere sempre più a mio agio, anche se preferisco, ecco, il guardarsi negli occhi o magari un bel concerto in cui poter esprimere le mie idee, perché cantare mi riesce sempre meglio che parlare. E questo tuo modo di essere, secondo te, onestamente, ti ha in qualche modo frenato nelle due partecipazioni televisive, che sono quella di X Factor e di Amici? Guarda, credo sì, questo ho sempre pensato sia un mio freno, assolutamente. Però sai, queste esperienze mi hanno permesso di capire questa cosa. Però in realtà, Giacomo, dovrebbero andare avanti, e dovrebbe andare avanti chi ha talento, non tanto chi sta a stare davanti alle telecamere. Forse è questo il problema dei talent in generale, di tutto, proprio del format. Assolutamente sì, io sono stato veramente tanto arricchito delle esperienze che ho fatto ad Amici, a X Factor, ho imparato tantissime cose. Certo, amo una musica e sogno una musica in cui il cantautore si esprime appunto su un palco e non per forza attraverso la televisione. Quindi mi auspico si possa ritornare magari, ecco, anche a quella musica live e a quelle cose che si facevano un tempo, anche se non condanno assolutamente i talent, anzi ben vengano perché sono la nuova espressione. Però mi auguro che insieme ai talent possa ritornare nuovamente di moda il live, possa tornare nuovamente di moda il guardarsi occhi negli occhi, che ci siano anche altri canali, assolutamente, anche per emergere, no? E con i social network invece come descriveresti il tuo rapporto? Ecco, anche lì, tipo, io tante volte, sai, sto le storie, no? Faccio le storie 20 volte, ripeto la stessa cosa perché non mi riesce mai bene, tante volte sbaglio, mi impappino con le parole,
è un delirio, quindi prometto a chi ci ascolta che sto migliorando, sto cercando di migliorare. È un lavoro anche quello. Assolutamente. Volevo arrivare proprio qui perché c'è un tastino dolente, perché in questi giorni sei stato vittima di offese, insulti, omofobi, chiamiamoli così, cose che non hanno in realtà un nome. Ecco, io non li ho letti, come ti dicevo prima, mi guardo bene dal farlo, ho letto ovviamente degli articoli al riguardo, parlavamo anche di Emma, anche lei ha avuto dei commenti ingiusti per la sua situazione in generale, ma è un po' l'epoca in cui viviamo, no? E stiamo andando un po' allo sbaraglio. Voglio proprio parlare di questo, al di là del chiederti come stai, capire qual è il tuo pensiero su chi si nasconde dietro un monitor e tira fuori gratuitamente la rabbia, la cattiveria. Guarda, ti rispondo innanzitutto dicendoti che io sto bene. Esatto, è importante. Sto bene, però non ti nascondo che sono... cioè, sono stato davvero, davvero ferito, perché sono totalmente indignato. Mi vergogno di queste parole, perché non, penso che non dovrebbero mai, mai essere scritte e tantomeno mai essere pensate. Ricevere dei messaggi non felici pubblicamente, ma poi anche in posta privata, di quel genere, che neanche voglio star lì a ripetere, fa tanto male. La cosa che mi è venuta in mente, io non ero mai stato vittima di queste cose, e la cosa che mi è venuta in mente però è pensando soprattutto a tutti quei ragazzi, alle primissime esperienze, tutti quei ragazzi un po' magari più fragili, che possono realmente prendere questi commenti e pensare seriamente che questi commenti siano veri, siano reali, quando invece sul web non è niente reale, cioè questi leoni da tastiera, non ti nascondo, mi abbiano veramente, cioè son ferito, mi hanno scosso, ma nonostante questo si va avanti, porto avanti la mia idea, porto avanti le mie canzoni, porto avanti il mio modo di essere, perché sono felice di essere così, e non sto neanche a parlare sulla mia sessualità, non mia sessualità, quella è una cosa che penso non interessi a nessuno ed è solo mia. A te stesso, certo. Per quanto riguarda invece questi leoni da tastiera, spero veramente che quest'era possa dare un taglio, possa dare una fine a queste persone che stanno dall'altra parte. Ci vuole anche regolamentazione, perché il web è veramente la terra di nessuno, purtroppo. Manca l'educazione. In questo credi che la musica, ma l'arte in generale, abbia un ruolo, soprattutto per i giovani? Cioè in quest'epoca dove veramente l'arte fatica a emergere, può aver contribuito, secondo te, soprattutto tra i più giovani? Guarda, io assolutamente penso che l'arte sia ancora e tuttora strumento di educazione. Non mi piace interpretare la musica come un bene di consumo. Secondo me la musica, oltre a essere ovviamente un bene a cui tutti hanno accesso, deve essere uno strumento attraverso il quale andiamo ad arricchirci. Quindi deve essere comunque sempre una musica piena di contenuti, deve essere una musica piena di qualcosa che ha da dire. Penso che le persone che fanno musica hanno qualcosa da dire. Perciò mi auguro vivamente, vivamente, vivamente di poter portare sempre avanti quella che è la mia musica, e cercando di essere il più sincero possibile nei miei testi e nella mia musica. Certo, legandoci sempre a quello che stavamo dicendo, comunque c'è una parte di musica diseducativa. Guarda, non dico che sia tutta colpa e responsabilità, ci mancherebbe, daremo troppa importanza non alla musica ma a certi artisti, tra virgolette. Però c'è una parte di musica che è diseducativa, quindi tra i più giovani... Io penso che qualsiasi arte, qualsiasi tipo di musica debba essere rispettata, perché alla fine se poi è ascoltata dal pubblico, il pubblico ha sempre ragione. Nel mio piccolo, in quello che posso fare, però cerco di essere il più... forse, ecco, tra virgolette, educato. Infatti anche rifacendomi ai discorsi di prima, non ho risposto io a quei commenti, non ho voluto dare adito, perché appunto penso che debba parlare la musica, debba parlare... Sì, mi reputo un ragazzo educato, sono così, quindi ben venga. In tal senso, tu cosa ascolti? Quali sono, cioè, se dovessimo aprire il tuo telefono, cosa troveremmo adesso? Guarda, io ho un brutto vizio, viziaccio, io scrivo tante canzoni, quindi quando sto a casa sto tanto tempo a scrivere e a comporre roba nuova. Quando invece apro Spotify ascolto le classifiche, okay, per aggiornarmi, per vedere delle nuove cose. Certo, tante volte mi annoio un po',
perché ci sono quelle classifiche che sembrano tutte uguali. Le classifiche sono fatte per essere tutte uguali. quindi un po' meno, però ogni tanto c'è qualcosa che mi piace, quindi no, skippo finché non trovo magari nuovi artisti. Mi piace tantissimo scoprire musica nuova. E comunque penso che siamo in un'era, siamo in una fase in cui si vede qualche barlume di luce, quindi appoggiare quella musica nuova, ecco. Sei giovanissimo, hai 27 anni, ma già puoi vantare due partecipazioni come autore a Sanremo. Nel sì. 2015 firmando il brano di Rachele e quest'anno, lo scorso anno, firmando il pezzo di Francesco Renga. Raccontami queste due esperienze, perché comunque all'epoca avevi, nel 2015, 23 anni. 23 anni. Quest'anno 26, perché li hai fatti a giugno, sì. Abbiamo capito prima. Quindi, che effetto fa? Sai, è proprio vero che Sanremo è sempre Sanremo. E anche da autore Sanremo è sempre Sanremo, perché sentire Carlo Conti che dice di Runco, eccetera, È bellissimo. È stata veramente una bellissima collaborazione quella che ho avuto con Bungaro, con Cesare Chiodo, che sono dei famosi autori e produttori con i quali ho iniziato questo percorso. È nata questa collaborazione, è nato questo primo brano, Io non lo so cos'è l'amore. E dopodiché ho continuato il mio percorso, ho scritto per i DR Jack nel mentre. Sono stato contento di aver preso un doppio disco di platino, quindi è stata una meraviglia. E poi mi sono trovato quest'anno con una voce autoritaria, ecco, veramente imparagonabile come quella di Francesco Renga a Sanremo, quindi è stata una bella emozione, spero veramente, vivamente, di poter continuare così e chi lo sa, appunto, di poter cantare. E ho iniziato adesso con Errore Bellissimo a cantare singolo, certo. Le mie canzoni. Sei sdoganato anche come sì. cantautore, di conseguenza è un obiettivo sì. Sanremo, ovviamente tra i giovani vista l'età. Sì, spero di non essere già abbastanza vecchio, no? No, in realtà il regolamento parla ancora di 36 anni. 30... Se non è... Dai, allora ancora... 11 anni. Sì, infatti. No, speriamo non così. Anche se ultimamente è molto bella questa cosa, non so se hai notato, Herman Meta, Gabbani, sono degli esempi, ma anche Aiello, che recentemente, anche lui non è giovanissimo, alla mia età, quindi giovanissimo. Assolutamente, poi della mia stessa città. Sì, certo. Fantastico, conosco, grande. Grandissimo, vedi che c'è anche... Sono degli esempi quelli che ti ho fatto, il fatto che comunque tu sei giovane. Lo stesso Mahmouda, anche avendoci provato diverse volte. Sì, però ha sempre 26 anni. Nigiotti, certo, però il successo può arrivare anche in una seconda fase, non per forza in una prima. Sì, sai, in questo caso ti auguro che arrivi prima. Grazie. Questa è una cosa che mi piace molto, il fatto di che l'età si sia dilatata. Penso che appunto ci sia in una musica così veloce. Mm-hmm. In un mercato così repentino, dove una canzone dopo una settimana è già vecchia, penso che ci siano dei tempi un po' diversi per delle persone che fanno musica, che scrivono le proprie canzoni, che curano come se fossero degli artigiani le loro opere, quindi hanno dei tempi di assorbimento verso il pubblico un po' diversi. Herman Meta, grandissimo, nato prima come autore, grandissimo autore. Magari, ecco, c'è bisogno un po' più di... metabolizzare. Di metabolizzazione, esattamente. Però appunto no, sono contento, questo ci dà spazio ancora di sperare, ci dà spazio di provare. Ci sono delle crepe. Non ci sono regole. Ci sono delle crepe, in questo sistema bisogna infilarsi. Sai, in questo sistema, non essendoci più regole, da un lato può far paura, da un lato può essere un vantaggio, cioè, quindi vedremo. Perché poi vengono fuori fenomeni come quello di Ultimo, che non ti spieghi, ma non nel fatto che non sia bravo, anzi, io lo reputo uno dei più grandi. Però tutto questo successo così, cioè così velocemente, solo a lui, sembra un attimino... Non ci sono regole. Per concludere, Giacomo, se dovessi chiederti qual è l'insegnamento, la lezione più importante che ti ha dato la musica in questi anni, cosa mi diresti? Guarda, quello che dico sempre quando mi fanno questa domanda è che a me personalmente la musica dà tanto, però prende tutto. E non fa sconti, quindi se vuoi far musica devi essere pronto veramente a donarti completamente, ed è un viaggio bellissimo, meraviglioso, in cui però bisogna essere pronti a ricevere la meraviglia della musica, a ricevere l'affetto delle persone, a ricevere tante cose belle, ma anche a donarti completamente. Perfetto Giacomo, io ti ringrazio, continua così, non mollare, vai avanti per la tua strada, bocca al lupo, buona fortuna. Grazie, condividerò questa intervista cercando di essere appunto più bravo, poi mi rivedrò, spero di essere stato abbastanza bravo davanti alla telecamera. Sei stato assolutamente bravo. Ciao a tutti. Ciao.